Buongiorno a tutti, bentrovati dalla redazione di Torino Cronaca. Siamo qui oggi in compagnia della consigliera regionale Sara Zambaia e per discutere con lei di quello che è un po' il caso che è sulla bocca di tutti oggi, il cosiddetto caso Ferragni. Buongiorno consigliera, benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio chiederle se è un argomento che l'appassiona, se ritiene che abbia dignità di essere trattato anche a livello politico. Beh, direi decisamente sì, perché oggi il mondo degli influencer e in generale il mondo del web è un mondo molto importante su cui occorre fare ancora tanta normazione, quindi è normale che capitino anche casi del genere. Al momento qual è la situazione? Cioè, c'è una normativa legislativa? Si può fare di più? La politica dovrebbe intervenire maggiormente a tutela del consumatore, secondo lei? Ma allora direi di sì, e peraltro notizia molto positiva che proprio a causa di questo caso, quindi come si suol dire non tutti i mali vengono per nuocere, il governo sta portando avanti un disegno di legge dedicato che non a caso si chiama disegno di legge Ferragni, proprio per agire un po' sul vulnus di questa tematica, ciò che concerne il mondo degli influencer, che riguarda il web, come sappiamo prevalentemente, che è quello della trasparenza, proprio perché gli utenti principali degli influencer sono coloro che li seguono nel web, anche rispetto a tutte le varie campagne che possono portare avanti, tutte le manifestazioni di interesse che possono fare, oltre alla loro immagine, o perlomeno quando la loro immagine va a beneficio di qualche campagna di comunicazione o di sensibilizzazione, come nel caso di Chiara Ferragni. E il governo con questo disegno di legge sta intervenendo proprio da questo punto di vista, cioè va a inserire tutta una serie di punti specifici affinché ci sia sempre maggiore trasparenza tra il soggetto in questione e chiaramente la platea degli utenti. Certo, perché qui non è solo questione di vendere prodotti su internet, c'è l'elemento della beneficenza, del no profit, quindi anche lì c'è un elemento di debolezza, al di là che si tratti di influencer o famosi in generale. Come si interviene a tutelare quell'aspetto lì? Quando un consumatore dona e vuole avere la tranquillità che il suo investimento, insomma, venga trattato come corretto che sia. Assolutamente sì, anche perché nel caso di specie è stato fatto un errore grande, cioè dire, seppur chiaramente legittimamente, che probabilmente gli utenti non hanno ben inteso come è andata quella campagna di comunicazione. Innanzitutto è sicuramente concettualmente sbagliato, perché è come se un commerciante dicesse che i propri clienti non hanno capito la qualità del proprio prodotto, quindi è concettualmente sbagliato perché, come si suol dire, i clienti hanno sempre ragione e quindi anche in questo caso gli utenti hanno sempre ragione. Quindi è chiaro che se gli utenti, sempre nel caso di specie, nel caso specifico, hanno legittimamente o illegittimamente in un qualche modo frainteso il messaggio comunicativo delle tre partite poi di fatto che riguardano il caso Ferragni, perché evidentemente c'è stato un problema di comunicazione. Per quello chi fa l'influencer o un lavoro molto similare innanzitutto deve avere al proprio fianco persone che sanno fare bene la comunicazione, perché anche se sia stato, se verrà poi sincerato, che è solo ed esclusivamente un problema di comunicazione, comunque il soggetto in questione passa poi un bel calvario giuridico e quindi già quello sarebbe evitabile. Ma al netto di quello, bisogna comunicare con trasparenza. Quello che si sta portando avanti è, sempre nel caso di specie, effettivamente la natura della donazione, l'oggetto della donazione, le metodologie di donazione, perché qua si apre un mondo. Quando Chiara Ferragni dice c'è stato un problema da questo punto di vista, gli utenti non hanno capito in verità che io dovevo fare questo e non quell'altro, evidentemente non è il disegno di legge che sta arrivando, per l'appunto il riferimento va proprio questo, cioè il soggetto in questione, quindi l'influencer nel nostro caso, deve comunicare dalla A alla Z tutto ciò che concerne la campagna o di sensibilizzazione che sta andando avanti, soprattutto laddove poi ci sono delle donazioni concrete che il soggetto deve fare. Quindi alla fine della vicenda forse dovremmo anche ringraziare il caso Ferragni se permetterà di accelerare determinati processi. Torno a dire che non tutti i mali vengono per nuocere, siamo anche in Italia e quindi evidentemente abbiamo una tendenza. Possiamo organizzare, però lei mi deve mandare una mail che arriva la vena, e poi ci telefona, diciamo, il giorno successivo.
Credo ci sia un problema di connessione, consigliera, cioè va via la voce un po' a singhiozzo. Io comunque la ringrazio perché è stata molto precisa, è stato un piacere averla qui con noi. Alla prossima. Grazie a lei, buona giornata.